terra. Sulla sommità del disco volante si vede una zona scura. Fu spiegata dai W56 come un particolare effetto di condensa causato dall'energia del disco volante. Alcune foto della serie scattata nella campagna di Trenno sono andate perdute, ma quelle che restano testimonierebbero l'incredibile avvistamento vissuto da Gaspare De Lama e Bruno Sammaciccia. In uno dei filmati venuti alla luce lo vediamo affacciarsi alla finestra mentre Bruno sta filmando le evoluzioni di un UFO sopra i palazzi di Milano, città dove Bruno visse per un certo periodo. Non è il solo documento ufologico realizzato nel capoluogo lombardo. Una delle informazioni più controverse date dai W56 ai loro amici terrestri riguardava una conflittualità con una razza artificiale che chiamavano Veyros, ma che Sammaciccia aveva ribattezzato con il termine CTR, che era la contrazione della parola contrari. Gli amici li definivano gli adoratori della scienza. Dicevano che i CTR erano creature senza scrupoli. Il timore più grande degli amici era che noi terrestri seguissimo la strada già percorsa dai CTR. Din Pietro era il nome del comandante del gruppo extraterrestre operante in Italia. Sigir, Sigis, Itao, Kenio, Sinas, Saju, Meredir, Romulus sono alcuni dei nomi che diventarono comuni all'interno di Amicizia. Ma i presunti compiti di queste creature sarebbero stati anche altri. Un altro scopo della presenza dei W56 era quello di aiutare il nostro processo evolutivo, di spingerci a un maggiore livello di comprensione. Per questo si trovavano sul nostro pianeta già da moltissimo tempo e condividevano con noi anche una parte della nostra sofferenza nella materia. Rivelarono anche che il loro vero nome era Acri. Stefano Breccia ha fatto delle ricerche su questo nome, scoprendo aspetti molto interessanti. Io confermo quello che ha detto Gaspare De Lama in questo caso. Anche qui è sottile l'oggetto, quindi di grandi dimensioni. E c'è qualche altra immagine? Sì, c'è un altro negativo. Beppe, questo. Sì, no, io ho fatto anche le analisi di filtri EMBOS per quanto riguarda la tridimensionalità e quindi mi hanno dato tutti gli scontri effettivi fatti con i vari confronti, mi hanno dato tutti quanti lo stesso esito, che l'oggetto è reale, si trova è inserito perfettamente nell'ambiente, cioè è stato immortalato nel momento in cui è stato prodotto e immortalato nella pellicola, quindi è un oggetto reale, concreto. Cioè vuoi dire, Beppe, che non è stato inserito a posteriori? Anche perché a quel tempo comunque non esisteva una computer grafica avanzata, quindi nel modo più assoluto non è un falso. Poi tutto abbiamo qua due immagini dell'ultima foto, quella che con lo sfondo della città, qui abbiamo anche gli istogrammi, se puoi spiegarli, Beppe. E per quanto riguarda spiegare gli istogrammi, significa che praticamente la luce dell'ambiente entra nel CCD fotografico. In questo caso non erano avanzatissimi, erano i primi sensori, e in pratica qui si nota che è lo spettro della luce e tutti i parametri sono corretti, quindi qui l'oggetto è reale, non si può dire nient'altro di particolare. Se era uno scatto fotografico, io facevo i confronti dei pixel,
usavo dei programmi per ricavare i metadati, allora era molto più complessa l'analisi. Essendo foto dell'epoca, quello che è importante dire è che non ci sono segni né tracce di manipolazioni e di fotoritocco, quindi le foto sono reali. E tra l'altro abbiamo lavorato comunque con foto sviluppate all'epoca, cioè non riproduzioni attuali, ma foto che vengono dall'epoca in cui i fatti sono avvenuti. Quindi... Ti avevo chiesto anche una scansione di 1200 dpi, quindi era il massimo che poteva dare lo scanner, il massimo. Bene, grazie mille Beppe. Questa foto che voi vedete e che spesso viene contestata per vari motivi disinformativi o ignoranza, io personalmente ve la posso confermare perché conosco personalmente il fratello che si chiama Liam, lui è io. Alto intorno ai 3,10 m, 3,7 m, è morto in quello scontro del 78 dell'Adriatico, dove sono morti anni altri. Liam assomiglia tantissimo a lui in tutto, soprattutto nell'altezza, sembra lui, ma c'è qualche particolare. Io lo quindi posso assicurare che questo signore è alto tra i 3,7 m. And of course, via face-to-face meetings, which were extremely frequent. Okay, let me stop one moment to comment a very strange story that has seen Bruno Sammartino involved, and it was a supposed swindle. Bruno Sammartino has been condemned in a trial, in a tribunal, because he would have extorted a huge amount of money, say, roughly speaking, $100,000 from an elderly couple. And over Italian newspaper, many articles have appeared because I remember Bruno Sammartino was a very well-known person in Italy.
This is one of the articles. This is another one. You see in the caption on the top, they believed in the healing capabilities of a Martian who was able to enter radio broadcast. The first article has been written by Silvana Ferrante, who sent it to several newspapers. She had been an attorney, but then she gave up starting writing articles and detective stories. When I wrote her asking for details, she never answered my mail. But what all these reports failed to mention, as usual, is that Bruno has been actually condemned in a first trial, but that he appealed and was proclaimed totally innocent in 2002. And this is the sentence: the Court of Appeal, in partial modification, declares that charges and justifications being balanced, the trial is closed by prescription. Irrevocable sentence, December 28, 2002. What had happened? The legal cause has been brought against Bruno by the son of an elder farmer who had been disgusted by his son's behavior and so had decided to disinherit him, leaving all of his wealth to a monastery. So no money was earned by Bruno. That's why, after a thorough analysis, he was deemed totally innocent, to the point that a third degree of trial has been prohibited. So if you chance to read about a process in which Samacic has been involved, it has been this one. Quest'uomo dice che ha visto un disco volante. Sarà vero? Non ci interessa. Il cielo di Roma sembra facile ai prodigi. Là sotto sta anche l'imperatore Costantino. È la sua visione. Si è spostato sulla sinistra, poi di nuovo verso destra. Sembrava, in altre parole, che stesse facendo una ricognizione proprio in questa zona. Dopo alcuni minuti di questo carosello, il disco si è poi spostato sulla città ed è sparito in direzione di San Giovanni. Ma lei quindi l'ha visto per parecchio tempo? L'apparizione del disco è durata perlomeno un 8-9 minuti, al punto che io ho avuto tempo di andare nel mio appartamento di sotto, prendere la macchina da presa 16 mm e girarne una bobina da 30 metri. Ed è questa? Questa è la bobina che io ho girato in quell'occasione. Le dico senz'altro che si tratta di un elemento piuttosto raro, perché sono già stati fatti altri film sui dischi volanti, ma non sono mai entrati in circolazione, probabilmente perché le autorità li hanno presi. Quali autorità? Le autorità americane, si dice, le hanno presi e li custodiscono gelosamente. Questo sarebbe il primo, non soltanto come importanza, ma soprattutto anche come immagine, perché il disco si vede benissimo. Vuol vederne qualche immagine? Sì. Ecco, per esempio, vede, questo punto qui è il punto d'inizio in cui il disco era proprio sulla verticale dell'osservatorio. Ma guardi, adesso lo vediamo, adesso lo proietto. Cosa comporta questa certezza per lei, per gli uomini? Per gli uomini la certezza dell'esistenza dei dischi volanti può comportare sicuramente una speranza nell'avvenire, perché possiamo essere sicuri che la presenza di questi fratelli maggiori che ci sorvegliano dall'alto
potranno essere loro che fermeranno la mano incauta dei nostri scienziati qualora non riescano più a governare le loro esperienze e rischino di scatenare un cataclisma nucleare. Noi adesso stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Se tu vuoi scrivere, io ti consiglio di scrivere la verità per rimettere a posto le cose, ti do la possibilità appunto di fare quest'articolo, e si raccomandò in questo senso. Erano scambi un po' anche di favori, sì, nel sì, senso certo, che comprensibile. Comprensibile. E io partì subito in quarta. Quindi hai fatto una verifica. Andai alla stand a vedere, mi sembrava, però andai alla stand e effettivamente notai che era un modellino. Quindi tu confrontasti una delle foto che, sì, che avevano pubblicato sulla settimana, sì, Incom, con il modellino trovato alla stand. Hai trovato una grossa somiglianza. Ti sembrava uguale? Guarda, pur non essendo un esperto di fotografie, qualsiasi persona avrebbe, sì, detto: guarda, questa è la fotografia del modellino. Siamo andati in casa di Bruno a Milano, questo gruppo, e ci siamo seduti intorno al tavolo con la radiolina in mezzo. Sì. E si è accesa e si è messa a parlare Sigir e ha cominciato a salutarci, perché insomma, prima di parlare ci ha salutato. Nome per nome. Nome per nome, e proprio uno dopo l'altro per come eravamo seduti in fila. E per esempio
a qualcuno diceva qualcosa in più, all'Emilio una tiratina d'orecchie. Agli svizzeri ha parlato in francese. In francese. Sapeva anche il francese. Sì, sì, quanto sì. Eravate al tavolo più o meno? 10 o 12. 12, uno. Quasi tutto il gruppo, ne mancava qualcheduno sì, sì, che sì. Magari era per scala. Era... A tutti ha detto qualcosa così. Ha detto qualcosa e poi dopo ha dato delle piccole nozioni, rispondeva alle nostre domande anche, perché noi parlavamo così, ma come vivete? Com'è? Avete ancora il sistema del denaro? E lui ci rispondeva. Quindi sentiva anche le nostre voci, perché la radiolina non era una radiolina ricevente. O l'avevano creata ricevente loro, oppure sentivano le nostre voci, oppure capivano per telepatia le nostre domande. Naturalmente voi si può immaginare che attraverso la radiolina opportunamente modificata loro potevano sentire le vostre voci. Ma vi si eravate fatti un'idea di come facevano a vedervi? Perché voi non vedevate nessuno dei V56 dentro la stanza. Quindi vi siete mai fatti un'idea di come loro riuscivano a vedervi nonostante non fossero presenti? Ricordiamoci che stiamo parlando degli anni 60, quindi non c'erano l'idea delle telecamere nascoste, non c'erano... Dalle basi, ci vedevano dalle basi. Dalle basi, sui loro schermi. Tecnologie. Cioè, noi sapevamo che avevano una tecnologia... per noi impensabile, non chiedevamo perché, cose per noi incomprensibili. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, 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 e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capirsi. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Io dai collaboratori e amici, però non fatelo, non fate questa cosa con un debile. Questo è da rendere di domani, non fatelo mai. Faccio tutti, amici giovani, dico tutti e pensate a noi.
vista delle poi, memorie. Poi ti dico un'altra cosa, scelto l'Adriatico, sì, quel punto lì dell'Adriatico, perché è uno dei pochi mari, sì, racchiuso stretto in due coste. Sì. E loro si sentivano più riparati. Sì. E poi a farlo apposta dal lato dell'Abruzzo, subito dopo il mare c'erano le colline. Sì. C'era il Gran Sasso e la Maiella. Sì. Dove avevano delle basi. Dove avevano delle basi. Okay. Adesso sotto il Pineto così non c'è più niente. Sì. Loro si sono spostati, questo sono sicuro, non per fare il maestro. Tu fai l'autostrada per venire verso, appena passato Pescara per venire in su, sì, verso San Benedetto così, sì, da lontano c'è una montagna che raffigurata la chiamano la Bella Addormentata, sì, perché sembra una donna sdraiata col petto, scusate, e tutto quanto, e la chiamano la Bella Addormentata, e lì sotto hanno fatto la loro base principale. Ho capito. Oggi come oggi. Oggi come oggi. Non sono andati via, come hanno detto certi, sono spariti, no, non è vero. Sono sempre rimasti, solo che hanno subito, parliamo in termini terrestri, delle perdite, sì, così enormi che si sono rifugiati, adesso, ma adesso la loro base è là.